Signore e signori, vi chiediamo scusa per le presentazioni precedenti, c'è stato qualche intoppo, ma adesso non accadrà più perché ho deciso di prendere in mano la situazione, quindi tutto scorrerà liscio come l'olio. Quello che avevo da dire l'ho detto, adesso è giusto che tu cammini con le tue gambe. Corte, Giacomo. Ecco perché mi dava fastidio, ci avevo... Allora, signore e signori, adesso è arrivato, a questo punto dello spettacolo, il momento dell'approfondimento culturale. Cioè, noi abbiamo deciso sì di farvi ridere con questi filmati, ma anche di approfondire il mondo della Svizzera. Sta andando benissimo, Giacomo, perché ti interrompo? È andato da Dio. Allora, vorremmo parlare e approfondire di conseguenza anche le tradizioni culturali della Svizzera che sono solide. La gente pensa che sia un paese qualunquista, non è assolutamente vero, perché bisognerebbe... Stavo guardando se era arrivato mio cugino, Giacomo. The lift floor. Senti, the lift floor, mettiamoci d'accordo. Allora, è già difficilissimo lavorare in queste condizioni. Ma chi lo dice, Giacomo? Se anche tu mi remi contro, diventa doppiamente difficile, hai capito? Hai ragione, Giacomo, hai ragione. Oh, posso contare sulla tua solidarietà? Certo. Eh? Oh. Guarda che sto parlando anche con te, non è che mi rivolgo soltanto a lui. Ho bisogno della solidarietà di entrambi, capito? Certo, certo. No, perché... Allora, parlare con te, parlare con un cartello stradale è la stessa cosa. Allora, mi rivolgo con te, Giovanni. Non vorrei che in tutto ciò andasse di mezzo la mia dignità personale. Veramente la tua dignità si è persa con questo vestito, comunque. Allora, Giovanni, visto che ti piace tanto fare lo spiritoso, sai cosa ti dico? Il prossimo filmato lo introduci tu, visto che sei così abile a farlo. Che problema c'è, Giacomo? Vediamo. Disgusted, please. Signore e signori, il prossimo filmato. No, ma così sono capaci tutti, Giovanni. Semplicità. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che fa parlare. Chirurgo di fiducia! E poi sentiamo, cos'altro vuole ancora? Allora, se può, avvisi casa, dica che io sto male. E certo, e poi le parcheggio la macchina, eh? Vuole che le faccia la spesa, eh? Le porto fuori il gatto? Ma pensa a te questo qua.